Bentornati, decimo appuntamento su Teleponte con Lavoro Impresa. Anche oggi entreremo nelle vostre case per parlare di lavoro, per parlare di impresa. Un ringraziamento particolare va al nostro direttore di produzione Luca Verdecchia e a tutti coloro che collaborano a questo programma in questa giornata, cioè Pietro Baldassare, Sergio De Angelis e Simone Deusagno. Oggi si parlerà di un argomento particolare che merita una certa attenzione. Parleremo di green economy e lo faremo con degli ospiti assolutamente qualificati. Vado subito a presentarli. Alla mia sinistra, colui che è stato il coordinatore del premio Confindustria Green, poi ne parleremo più nel dettaglio, Simone D'Alessandro. Benvenuto Simone. Grazie, buonasera. Simone è stato con noi in una delle prime puntate di questa stagione e con noi anche oggi, così come ci è già venuto a trovare qualche settimana fa, ma volutamente non abbiamo parlato di Green Economy perché lo avremmo fatto oggi. Do il benvenuto a Riccardo D'Alessandro, presidente di Confindustria Chieti, Buonasera. nonché vicepresidente Giovani. regionale, giovani, giusto, vicepresidente regionale con delega Green. Troppe deleghe, troppe qualifiche, no, scherzo ovviamente. E accanto a Riccardo D'Alessandro troviamo in rappresentanza di un'azienda alla quale particolarmente ha a cuore la green economy, Fiorella Bafile della Wash Agency. Buonasera, grazie. Poi parleremo con lei, insomma, capiremo perché questa azienda ha un ruolo particolarmente significativo per quanto riguarda la green economy. Perfetto. Però, insomma, credo che sia doveroso in apertura di trasmissione fare un giro con i nostri ospiti, perché sui giornali si legge scritto Green Economy e il futuro rappresenta una soluzione possibile per arginare la crisi, ma con D'Alessandro, con tutti e tre gli ospiti, innanzitutto Simone, cos'è la Green Economy? Anche per i nostri telespettatori a casa che magari non sono avvezzi, non sono pratici dell'argomento. Certo, da un punto di vista squisitamente denotativo, green economy significa appunto economia verde, ma il problema vero è chi è che fa green economy. Fondamentalmente tutti quei settori in cui, nel momento in cui un'azienda decide di produrre qualcosa o di modificare un processo per produrre qualcosa o di commercializzare o offrire un servizio a qualcun altro, decide anche di considerare l'ambiente come variabile interna ad un'organizzazione produttiva o di servizio. Quindi significa che si pone tutta una serie di obiettivi che cercano di risparmiare acqua, risparmiare energia, tutelare l'ambiente, ridurre l'impatto ambientale e soprattutto anche, diciamo, modificare il rapporto con il territorio costantemente. E ovviamente per fare questo c'è bisogno anche di trovare nuove soluzioni, a volte addirittura anche di inventare dal nulla qualcosa, arrivare a brevetto, ma sempre cercando di appunto impattare il meno possibile sul nostro territorio. Riccardo D'Alessandro, perché oggi è così importante la green economy? Possiamo dire che negli ultimi anni c'è stato un po' un significato particolare, è stato riconosciuto questo significato perché c'è chi ne parlava da anni, ma solo negli ultimi anni in realtà si è mosso qualcosa, perché Simone D'Alessandro ha spiegato, credo in maniera precisa, quello che è il significato della green economy. Ma certamente la green economy negli ultimi anni ha assunto sempre più, come dire, un ruolo di rilievo, anche perché come dire, siamo oramai, questo è un, come dire, è un dato di fatto, lo stiamo toccando purtroppo con mano anche in questi ultimi giorni. Sono in atto, diciamo, anche dei mutamenti climatici. Anche questo, come dire, è una conseguenza per certi versi anche del modo, diciamo, di fare impresa per certi versi. E quindi, come dire, la collettività, gli imprenditori, tutti gli attori della società si sono resi conto che effettivamente bisogna cercare di dare una svolta anche alle produzioni. E quindi con Se la ne sono resi conto davvero, secondo Beh, lei? c'è una parte sicuramente significativa anche all'interno del mondo imprenditoriale, c'è cioè una coscienza che si sta sempre più consolidando e che sta andando verso questa direzione. Anche noi come giovani posso garantire che anche noi siamo abbiamo consapevolezza di Quindi questa qualcosa è cambiato, importanza. Sì, insomma. però è importante anche dire che per Green Economy non bisogna compiere l'errore di considerare la green economy come, diciamo, un filone utile, valido solo per quelle aziende che poi si trovano ad operare nei settori dell'ambiente o dell'energia. Questo è sbagliato. La green economy è un modello, come dire, una filosofia a livello industriale, imprenditoriale, trasversale, che quindi può interessare, certamente interessa ed è utile alle aziende che operano nei settori dell'ambiente e dell'energia, ma non solo, perché
per green economy, poi magari più avanti ne parleremo meglio, si intende appunto proprio un cambiamento, un'innovazione anche nell'ambito delle produzioni che magari possono interessare industrie che possono andare dall'ambito diciamo della metalmeccanica fino ad arrivare al chimico. Quindi a 360 gradi, sì, non solo qualcosa di specifico. Voglio sentire Fiorella Bafile, ma mi viene da chiedere che cosa fa un'impresa, un'azienda green? Un'azienda green è la nostra, una piccola azienda, un'impresa di servizi di pulizia e sanificazione ambientale, quindi diciamo ha stretto contatto con l'ambiente. Già dal 94, nell'anno della nostra Costituzione, è stato per noi importantissimo rispettare questo e quindi abbiamo adottato delle metodologie operative diciamo innovative, facendo usare ai nostri dipendenti i prodotti concentrati, cercando di rispettare l'ambiente, evitando le taniche di prodotto grandi che vanno in giro. Noi diamo ai nostri dipendenti il prodotto concentrato, quindi o in delle bustine oppure addirittura dentro dei flaconcini piccoli che poi riconsegnano da noi in azienda e noi riconsegniamo al fornitore. Cerchiamo di usare macchinari all'avanguardia dove c'è moltissimo risparmio di acqua e soprattutto risparmio energetico, con caricabatterie innovative, e quindi per noi è un'altra cosa importantissima è anche il rispetto del dipendente insieme a quello dell'ambiente, quindi far lavorare il nostro operatore in un ambiente salubre, in un ambiente pulito. E posso fare una domanda? Soprattutto in questo periodo colpisce, no, questo discorso. Torniamo indietro al 94, quando è nata la vostra azienda. Vi hanno guardato con diffidenza gli altri operatori del settore, ma non solo? Sì, all'inizio sembrava che noi volessimo fare qualcosa di strano, che volevamo essere superiori a tutti gli altri, anzi venivamo forse presi anche in giro. Pensate che nel 2001 noi fummo presi come impresa pilota in Italia proprio per la responsabilità sociale, quindi è stata una volontà della nostra azienda a rispettare l'operatore e l'ambiente, ma nessuno se n'era accorto. E poi invece fummo presi proprio come impresa pilota in Italia per questa cosa, e per noi è stata una grandissima soddisfazione. Però tutto quello che ci circondava, quando il mondo intorno che ci circondava, quando si parlava di ad esempio di S8000, che è stata la certificazione che ci hanno dato per rispetto ambientale, per la salvaguardia dei nostri operatori, nessuno la conosceva. Diciamo che oggi già siamo arrivati a un livello buono. In questi 18 anni cos'è cambiato, non solo per la Wash Agency, in generale? È cambiato proprio il discorso di prima, la concezione che si ha dell'azienda, o almeno si sta cercando di farla cambiare, perché non sempre è così? Beh, certamente la prima cosa che è cambiata forse è anche il numero delle norme che più o meno dalla fine degli anni 80 fino ad oggi sono state diciamo emanate, fino a circa... Quasi una costrizione, però, vedendolo da questo punto di vista. Sì, ma probabilmente diciamo che i primi segnali ci sono stati in occasione dei, ahimè, come si faceva riferimento prima, i primi disastri, da partire diciamo da Seveso in poi, quindi dal 1976 fino a, appunto, ai giorni nostri, le norme a livello diciamo di ambiente, le norme ambientali sono state rese diciamo più significative, anche più stringenti per certi versi. E nel frattempo però parallelamente è cresciuta anche appunto la coscienza dal punto di vista ambientale, che forse è l'aspetto più importante in che certamente caso, no? È un aspetto importante, tra l'altro c'è da dire anche che direi anche positivamente il fatto che parallelamente è cresciuta la coscienza, la consapevolezza sia a livello diciamo imprenditoriale e industriale, ma anche a livello di opinione pubblica. Io tempo fa leggevo su un quotidiano di rilievo economico nazionale che gli italiani in casa, fortunatamente, adottano sempre più comportamenti ecosostenibili, ecocompatibili, quindi dal risparmio energetico all'utilizzo consapevole di tutte le risorse che ci servono diciamo, per
compiere le nostre, come dire, operazioni quotidiane in casa, però ecco, il problema forse inizia dopo, quando si esce fuori di casa, perché da questo punto di vista bisogna sicuramente cercare di battere un po' di più su questo discorso. In questo senso invece, per esempio, ci sono le popolazioni scandinave, per esempio come i danesi, gli svedesi, i norvegesi, che da questo punto di vista sono molto più avanti rispetto a noi. La maggiore coscienza civica, non so, per esempio anche il fenomeno del car sharing, che sì, da noi forse oggi è visto come un'utopia o comunque un qualcosa una cosa abbastanza distante. Ecco, lì per esempio è un'azione consuetudine. Ecco, noi forse dovremmo cercare di andare più, di lavorare in questo senso, di andare più verso questa direzione per rendere più omogeneo il discorso e quindi anche il nostro approccio in questo senso. Allora, noi tra poco, dopo la pubblicità, torneremo con Simone D'Alessandro. Se il nostro Simone D'Alessandro mi può inquadrare questo volume che ho qui con me, Green Community Abruzzo. E insomma, è accattivante, soprattutto si parla delle buone prassi per l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Di cosa si tratta? Ne parleremo dopo la pubblicità. Eccoci qui, ci eravamo lasciati con l'inquadratura di un volume, ma soprattutto anticipando che avremo parlato in questo secondo blocco di quello che può essere un po' il senso della nostra trasmissione, perché abbiamo fatto un'introduzione sulla Green Economy. Simone D'Alessandro, coordinatore di questo premio Confindustria Abruzzo Green, prima edizione, anno 2012. Innanzitutto cos'è? Com'è nata questa idea? Allora, c'è da dire che questa idea è nata intanto su spinta e suggerimento forte di Fabio Spinosa Pingue, che è il presidente di Confindustria Abruzzo L'Aquila, che è stato un po' il deus ex machina di questa iniziativa, assieme ovviamente ad altre persone come ad esempio Roberto Di Vincenzo della Carsa, che da sempre si occupa di comunicazione ambientale da quasi 30 anni, e poi da Anna Morgante, che è preside della facoltà di economia aziendale a Pescara, che si è occupata e continua a occuparsi di economia ambientale e soprattutto di LCC e LCA, cioè Life Cycle Cost e Life Cycle Assessment. Noi abbiamo una eccellenza a livello nazionale per quanto riguarda queste cose proprio in casa, cioè proprio nell'Università di Pescara vengono quasi da tutta Italia per studiare queste cose nel dipartimento dove appunto opera la Morgante. E da queste persone, ovviamente anche da tante altre persone sensibili al tema, abbiamo cercato di avviare un percorso che ci permettesse di effettivamente censire tutte le realtà più innovative e nello stesso tempo sostenibili presenti in Abruzzo. Anche perché, è vero, io volevo anche ricollegarmi un po' con il pensiero di Riccardo, D'Alessandro, è vero che l'Italia da certi punti di vista soffre una serie di ritardi se paragonata al territorio ad esempio scandinavo, però nello stesso tempo ad esempio l'Italia, per presenza di imprese che sempre più sono orientate alla green economy, soprattutto le piccole e medie imprese, ha un primato europeo e tra l'altro l'Abruzzo in Italia è la terza regione italiana per presenza di imprese orientate alla green economy. Ce ne sono circa 8.000 di queste, alcune addirittura che a volte non hanno neanche totalmente la percezione di quanto lo sono. Anche perché tra l'altro diciamo, fare green economy non significa semplicemente rispettare l'ambiente, ma molto spesso anche risparmiare sui costi strategici di gestione, perché risparmiare acqua, risparmiare energia o trovare nuove soluzioni di carattere organizzativo che impattano di meno, a volte può rappresentare anche delle nuove opportunità competitive. Infatti voi, proprio la prima frase di questo volume nelle presentazioni, voi dite: un'impresa green non considera l'ambiente un'esternalità, ma un fattore interno di riduzione dei costi e di migliore competitività esterna. È un messaggio forte che deve essere compreso, ma nel momento in cui si entra in quella logica poi diventa tutto molto più facile anche per un'azienda. Assolutamente, infatti il ragionamento strategico che poi è partito appunto da una serie di riunioni con le persone di cui ti ho parlato, con sì, me e anche poi con altre persone che siamo riusciti a coinvolgere in corso d'opera, ad esempio Legambiente Abruzzo, che ha aderito con un entusiasmo a questa iniziativa, e poi ad esempio l'ARTA, l'Agenzia Regionale della Tutela Ambientale, che ha anch'essa, e poi una serie
volentieri anche di aziende private che hanno sponsorizzato questa iniziativa. C'è un'azienda abruzzese che si occupa di fotovoltaico, che è la Carda, e un'azienda milanese, la MAD Power Engineering, che si occupa di centrale biomasse. Assieme a loro abbiamo fatto un percorso, un ragionamento, cioè dicendo innanzitutto è ormai è chiaro che la green economy è il percorso obbligato per il rilancio produttivo non solo della nostra regione ma di tutta l'Italia, e io direi in realtà dell'Europa. Tra l'altro si sposa proprio in coerenza con una serie di obiettivi della politica industriale europea, quindi proprio scritto nelle carte addirittura già dalla riunione di Lisbona. Ma al di là di questo è poi l'unico modo veramente per tornare a essere competitivi rispetto a quei 77 paesi in via di sviluppo nel mondo che in realtà non stanno proprio tutte perseguendo una via sostenibile, ma perché essendo in via di sviluppo e assecondando un boom economico in realtà fanno qualsiasi cosa, non certo nel pieno rispetto della tutela ambientale e non sempre nel pieno rispetto della qualità e soprattutto anche del benessere psicofisico sia di chi lavora sia dei clienti a cui danno il consumatore. Qui in pratica voi parlate di questo concorso lanciato tra l'altro febbraio 2012, terminato poi leggo qui il 1 ottobre per presentare la candidatura, 31 aziende, poi voglio sentire anche Riccardo Alessandro magari che tipo di aziende sono, perché io qui non posso leggere tutte le aziende altrimenti rischieremo di occupare tutta la puntata, ma posso assicurarvi che ci sono aziende tra loro molto molto distanti. Tutti e poi è stata fatta una selezione? Sì, allora. E poi arriviamo alla loro azienda a capire perché è stata scelta, perché poi si parla anche di alcune categorie specifiche. Possiamo un po' spiegare allora il regolamento, ma per modo di dire. Noi abbiamo fatto questo percorso, noi abbiamo provato ovviamente a contattando i poli, come sappiamo oramai sono nati i poli di innovazione che qui ne hanno delle aggregazioni di imprese, poi abbiamo ovviamente lavorato molto con Confindustria, ma anche abbiamo sensibilizzato anche le altre associazioni di categoria per segnalarci una serie di imprese. Ovviamente siamo riusciti a coinvolgerne 31, ce ne sono tante altre, il nostro obiettivo è ovviamente continuare questo percorso nella seconda, nella terza, nella quarta edizione, si spera, per fare in modo che vengano censite tutte, ma soprattutto quelle più innovative. Abbiamo creato un percorso anche di comunicazione, abbiamo creato un sito dedicato all'interno del sito di Confindustria, una serie di pubblicazioni, tante trasmissioni, molta attività di ufficio stampa, anche nei social network per promuoverle e soprattutto per prenderne sempre tante altre. Dopodiché siamo arrivati a questa pubblicazione che tra l'altro più in là sarà disponibile anche online, sfogliabile, si spera anche sui siti nazionali di Confindustria e di Legambiente, stiamo lavorando anche per questo, e abbiamo creato anche una serie di partnership strategiche con tanti media. Il perché? Per valorizzare, per far capire agli altri, guardate, c'è una Italia che è ancora capace di essere innovativa, competitiva e soprattutto rispettosa del territorio in cui opera. E ovviamente abbiamo scoperto tantissime realtà, non solo felici, ma che hanno dei brevetti internazionali che stanno rivoluzionando determinati mercati in tutti i settori, dalla plastica all'agroalimentare, al metalmeccanico. Ecco, Simone Alessandro, perché poi voglio parlare delle categorie per le quali poi sono stati dati dei riconoscimenti specifici. Sì. Chiedo a Riccardo Alessandro, mi sono ripromesso di non leggere tutte le aziende, però io vedo da aziende del settore farmaceutico come la Dompé, si va ad aziende che si occupano di agroalimentare, alla Wash Agency che si occupa di altro. Che aziende sono? Sono piccole e medie imprese? Che tipo di aziende in qualche modo possiamo annoverare in questa selezione che è stata compiuta? Beh, come dicevi, ci sono... non so, anche la rappresentanza che si occupa di un ambito totalmente diverso. Questo proprio anche a testimonianza di quello che dicevo prima, cioè che la green economy non è specifica, non si applica solo a quelle aziende che operano nel settore ambientale o dell'energia, ma è una filosofia, un modello di sviluppo trasversale. E tra l'altro chi sceglie di sposare questa filosofia, questo modello di sviluppo, non è solo soltanto la grande azienda, l'azienda multinazionale, ma nella green economy possiamo ritrovare tutte le tipologie di imprese, sia a livello di dimensione, sia a livello di obiettivo, di target di produzione. Tra l'altro, io devo dire che con piacere ho scoperto che in Abruzzo
insomma, ci sono, abbiamo già fortunatamente un bello zoccolo duro di aziende che hanno scelto di muoversi in questa direzione. Tra l'altro anche a conferma del fatto che chi, come diceva anche prima Simone, tutte quelle aziende che scelgono di lavorare all'interno di questa green economy riescono a trarre anche dei benefici, non solo a livello produttivo ma anche a livello occupazionale. Non dimentichiamoci che recenti studi hanno dimostrato che le aziende che operano nella green economy hanno anche aumentato, diciamo, l'occupazione, e in un periodo come quello attuale certamente, insomma, è una buona notizia. Quindi bisogna continuare sicuramente a muoversi in questa direzione, e sono contento se, come dice anche Simone, il premio Green Confindustria non finisce qui, ma ha in prospettiva futura destinato, come dire, assolutamente, quello è l'obiettivo primario. Parleremo tra poco con Simone D'Alessandro. Dicevo, le categorie hanno presentato la propria candidatura per tre categorie: processo, prodotto e servizio. Per quanto riguarda il servizio, poi spiegheremo magari i tre dettagli, la WASH Agency dell'Aquila, sì, giusto? È stata, ha avuto un riconoscimento particolare, è stata premiata. Io qui leggo: per aver introdotto un servizio di sanificazione ambientale che riduce al minimo gli impatti, ma soprattutto per aver messo a punto un sistema per la pulizia dei pannelli fotovoltaici. Questa è un po' la novità, sì, possiamo dire, la chicca, perché certo, in realtà fino a quando si tratta servizio di sanificazione ambientale, ok, bravissimi, diciamo, però lo qui fanno tutti. No, però qui c'è, lo fate magari meglio, però qui c'è qualcosa in più, qui c'è quella scintilla che riguarda l'innovazione, che riguarda, insomma, la green economy, che determina un'eccellenza, no? Di cosa si tratta? Vabbè, noi sappiamo che adesso sono tantissimi i pannelli fotovoltaici che abbiamo in giro, e quindi noi abbiamo pensato di attuare la pulizia di questi pannelli, in quanto perdono di efficacia tenendoli sporchi. L'acqua piovana non è sufficiente, come si pensi, a far rendere il pannello con la stessa potenza. Questo specifichiamo perché è importante, perché molte volte ho sentito, allora, anche aziende produttrici, basta la pioggia per risolvere un po'. Bravissimo, bravissimo. Okay. Io non voglio dire che siamo più bravi delle aziende produttrici, anzi me ne guarderei. Però diciamo, noi dietro tanti studi abbiamo visto che il pannello fotovoltaico non viene pulito con l'acqua piovana, anzi ci serve acqua demineralizzata, prodotti specifici, macchinari specifici, e noi facciamo questo servizio soprattutto per aiutare l'ambiente, per il risparmio energetico, perché si produce molta molta più energia. Con un anno voi pensate che perde di efficacia dal 30 al 50% a seconda dell'inclinazione del pannello solare. Il pannello solare che è poggiato a terra, cioè a 45 gradi, si sporca di meno di quello che è su un tetto, che sta a 10-15 gradi. Quindi per noi è più difficile andare a pulire sul tetto, però con attrezzature particolari, con metodologie particolari, arriviamo lì e diamo la possibilità al cliente di sfruttare l'energia che all'inizio dell'impianto è stata proposta. Come è nata questa idea? Una sorta di brevetto, possiamo dire? No. È un sistema. È un'idea che è venuta al nostro direttore tecnico, datosi che c'è molta crisi, come abbiamo detto prima, nel nostro settore c'è moltissima concorrenza, e noi che siamo un'azienda certificata in qualità, etica, azienda e sicurezza, purtroppo abbiamo un po' di difficoltà a lavorare, perché quando facciamo le gare d'appalto siamo quelli che veniamo sconfitti. Quindi il nostro direttore tecnico ha pensato bene di pensare a un servizio innovativo che rispettasse l'ambiente, perché è sempre quello che ci siamo proposti dal momento in cui siamo nati, e pensare a un servizio nuovo. Questo per noi, nella nostra zona, è un servizio nuovo. Penso che lo facciano pochissime imprese, forse noi siamo tra le prime. Mi hanno riconosciuto, insomma, questa particolarità. Simone D'Alessandro, poi andremo in pubblicità, perché voglio anche chiedervi com'è il vostro rapporto, quando si parla di green economy, con le istituzioni. Se le istituzioni, le aziende, ok, alcune hanno capito quando si parla di green economy, vogliamo vedere se anche magari la regione Abruzzo o comunque a livello governativo è arrivato il messaggio. Però abbiamo detto prima, candidature tante, categorie diverse. WASH Agency premiata per la categoria servizio, però avevamo anche categorie processo e prodotto, altre aziende che sono state premiate. Perché questa differenziazione? Cioè, più che altro, in cosa consiste?
Perché in realtà appunto ci sono alcune aziende che sono appunto specializzate nella ideazione e appunto nella progettazione di un vero e proprio prodotto, no? Quindi ad esempio si può andare dallo scaffale alla penna ad un prodotto elettronico, eccetera. Ci sono altre aziende che evidentemente sono invece specializzate pur facendo un prodotto o un servizio, però hanno introdotto qualcosa di nuovo nel modo di farlo, quindi di organizzare il processo, e ce ne sono altre che appunto come la Wash Agency si occupano soprattutto del servizio al cliente. Poi ce ne sono ancora altre ancora che cercano di costruire un'integrazione tra prodotto, processo e servizio, cercando di essere green in tutte e tre queste fasi. C'è stata una menzione speciale che voi avete dato ad un'azienda. Esattamente, e quindi ovviamente noi abbiamo ritenuto opportuno costruire un regolamento, ripeto, tra l'altro un regolamento aperto a tutte le aziende, e le modalità di partecipazione sono assolutamente gratuite, perché non c'era, l'obiettivo era solo quello appunto di capire per valorizzare, e quindi siamo inevitabilmente stati costretti a classificare vari premi, cioè appunto perché alcune aziende si occupano soltanto di una parte della fase realizzativa o produttiva appunto, o appunto di commercializzazione. Di queste aziende ovviamente in realtà in alcuni casi siamo stati anche in difficoltà, non parlo tanto per me, ma una giuria qualificata fatta appunto di esperti universitari, membri di Confindustria, membri di Legambiente, nel effettivamente premiare, perché ovviamente c'erano tante cose molto interessanti. Ad esempio, nell'ambito del prodotto abbiamo premiato io ne trovo due qui, di Muzio Laterizi e la Pregimix di Muzio Laterizi, che è una realtà storica, è presente dal 1935 in Abruzzo, e che ha inventato l'ecolaterizio, cioè quindi un laterizio che appunto intanto si produce con meno acqua e meno materiale, quindi già qui il discorso della riduzione di cui parlavamo prima. In più è più leggero, facilita addirittura anche la posa in opera per colui, diciamo, che deve lavorarci, quindi da certi punti di vista non solo è green, ma interviene anche nell'incrementare il benessere del lavoratore, cioè procurandogli, diciamo, meno dolore o comunque meno patologie domani collegate al tipo di lavoro. Pregimix, che ha una serie di brevetti sulla sicurezza stradale e ferroviaria, e che ricicla tutta una serie di materiali per poi fare ad esempio i cordoli della sicurezza, ed opera a Sulmona, mentre ad esempio la di Muzio Laterizi opera nella provincia di Pescara. Quindi, e ripeto, anche qui brevetti abruzzesi, o se non brevetti, soluzioni innovative, introduzioni di processi innovativi, comunque per opera di imprenditori o di aziende che operano in Abruzzo. Poi siamo nella categoria invece processo, appunto abbiamo premiato Fimatex e Ecoripair, altre due realtà incredibili. La Fimatex, che sta a Corropoli nella zona teramana, che tra l'altro abbiamo scoperto, diciamo che ovviamente alcune di noi che operavano già nel settore ne erano già al corrente, però il territorio non lo sa e lo deve sapere. Fimatex è una realtà incredibile, 300 dipendenti soltanto nella zona di Corropoli e migliaia di dipendenti nel mondo. Loro hanno inventato una nuova tecnica di invecchiamento dei jeans, sostituendo il sandblasting con l'eco-edging, cioè mentre prima si sabbiava e si invecchiava il jeans, però con il rischio della silicosi nei confronti dei lavoratori, sì. Con questa nuova tecnica, si chiama eco-edging, assolutamente inventata in Abruzzo, questa cosa non accade più, e tutte le grandi multinazionali produttrici di jeans, si pensi da Diesel a Levi's a Roy Rogers, eccetera, vanno a Corropoli per far invecchiare i loro jeans nel mondo. Quindi una cosa incredibile, e oggi questa realtà, che è partita da un piccolo capannone, in realtà è una realtà quasi multinazionale, presente in Brasile, presente in tutto il mondo. Poi c'è un'altra realtà che era appunto Eco Repair, dove pensate la tenacia e l'ostinazione di un imprenditore che per quasi 12 anni ha perfezionato una serie di soluzioni per arrivare alla termosaldatura della plastica. Addirittura l'Heineken ha detto: ma come hai fatto quando noi per anni, con decine di ricercatori e tante risorse, non ci siamo riusciti a fare quello che noi pensavamo fosse impossibile? Insomma, delle eccellenze nel nostro territorio ci sono. Poi voglio parlare anche delle menzioni speciali. Ci ritroveremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Eccoci qui nuovamente sul 15, nuovamente...
lavoro impresa. Si parla oggi di green economy, lo facciamo con i nostri ospiti. Tra poco tornerò da Simone D'Alessandro, perché prima abbiamo ricordato quelle 5 aziende che sono state premiate per quanto riguarda il discorso prodotto, servizio e processo. Ma ora voglio sentire un attimo il nostro Riccardo D'Alessandro per chiedere, prima abbiamo chiesto alle aziende capire questa nuova logica. Per quanto riguarda invece le istituzioni, penso alla Regione Abruzzo, penso a quelli che sono gli organi preposti al controllo, all'aiuto nei confronti di queste aziende, questo messaggio è stato recepito, sono entrate anche loro nella logica della green economy, altrimenti rischiamo di non trovare un incontro, un punto d'incontro. Certamente, ma certamente le istituzioni sono molto vicine e sensibili a questa tematica, tra l'altro anche nell'ambito del premio Green di Confindustria, con piacere abbiamo potuto avere anche la partecipazione dell'ARTA, quindi questo è un ulteriore, che ricordava prima Simone D'Alessandro, che ricordava anche Simone, quindi questo è un ulteriore segnale di quanto le istituzioni poi siano vicine e sentano particolarmente questo tema. Però, come dicevo anche prima, bisogna lavorare di più, cioè non bisogna mai accontentarsi, deve crescere sempre più la consapevolezza all'interno della società, quindi sia tra imprenditori, tra i cittadini, nelle istituzioni, si deve creare quello che a me Simone piace parlare di effetto farfalla, l'effetto di risonanza, che deve crescere sempre di più e deve cercare di creare sempre più consapevolezza. Oggi un ostacolo quale potrebbe essere a questo effetto farfalla? Ma l'ostacolo forse potrebbe essere, diciamo, l'approccio mentale, perché noi poi siamo abituati, l'abitudine forse in questo ci blocca sempre un po', come si diceva anche prima, il discorso della Scandinavia, degli atteggiamenti, dei comportamenti ecosostenibili che devono essere, diciamo, devono interessare tutti, non solo in casa ma anche fuori, anche nelle aziende e dappertutto. Certamente ci sono dei segnali confortanti, però questa cosa deve crescere sempre più, non possiamo rimanere, come dire, fermi allo stesso livello, dobbiamo crescere quotidianamente. Tra l'altro c'è un esempio, io torno sempre a citare la Scandinavia, ma come dire, ahimè, loro in questo sono dei pionieri, e c'è un esempio virtuoso di come la green economy, ma in generale i comportamenti ecosostenibili, ecocompatibili, possono trovare una perfetta sinergia tra impresa e istituzioni. Mi riferisco al caso dei distretti industriali che si trovano proprio in Danimarca, i cosiddetti distretti simbiotici, dove avviene la cosiddetta simbiosi industriale. In pratica cosa succede? Ci sono aziende, quindi anche multinazionali, che sono collegate in rete tra di loro e si scambiano banalmente i propri scarti che possono essere rifiuti o scarichi idrici o energia, ma la carta vincente sta nel fatto che questi scarti vengono messi in condivisione tra loro, quindi si crea una vera e propria rete ambientale e alla fine, diciamo, del cerchio viene fuori praticamente un distretto industriale a impatto ambientale pressoché nullo. Perché è interessante da cogliere in qualche modo. Questo potrebbe essere un discorso da poter... Fiorella Bafile già sta pensando, sì, già sta immaginando a quale può essere una novità. Sarebbe bello poter replicare questo esempio, questo modello anche nel nostro territorio. L'input è stato lanciato. Ah, e tra l'altro dimenticavo di dire che in tutto quanto questo discorso le istituzioni lì partecipano a queste reti, a queste sinergie. È un elemento da sottolineare in questo caso. E chiedo a Fiorella Bafile, voi però delle difficoltà quando fate green economy le trovate, quando cercate di praticare questa nuova
di prendere questa nuova strada? O è tutto tranquillo e ci muoviamo senza problemi? Vabbè, ogni inizio è duro, su ogni cosa si trova difficoltà. Il problema è quello che vi ho detto prima, è la concorrenza, perché purtroppo noi ci imbattiamo con imprese che non rispettano le norme e quindi l'istituzione ci dovrebbe aiutare su qui. E quindi questo è il segnale, cioè l'istituzione un maggiore controllo? Sì, controllo, controllo, sì, ma... e dar valore veramente alle aziende che non lo fanno tanto per, proprio per un impatto, per volontà, cercano di rispettare l'ambiente. Quindi... Questo è uno dei temi, cioè nel senso che purtroppo oggi abbiamo un mercato nazionale e internazionale dove ci si misura certo non partendo tutti dallo stesso piano, e quindi è ovvio anche che chi fa scelte sostenibili, soprattutto all'inizio, nell'avviamento, è più costoso degli altri. Ci verrebbe da dire la qualità non è che sempre paga, o comunque non da subito, perché purtroppo poi bisogna creare appunto le condizioni. Ci deve avere anche una certa costanza, perché altrimenti uno deve scegliere la strada più semplice. No, ma poi bisogna anche creare le condizioni politiche. Vedi, prima si parlava, appunto, diceva Riccardo giustamente, che per fortuna abbiamo anche visto la sensibilità di alcune istituzioni. Quello che noi stiamo facendo, ma veramente ci sono tante persone, c'è una nuova anche generazione di intellettuali, di imprenditori, di persone, di consulenti che vogliono, non solo in Abruzzo, in Italia, vogliono che emerga anche quell'Italia che sa fare bene l'Italia, come direbbe Ermete Realacci, che tra l'altro è stato proprio il giovedì 29 al Parco dei Principi assieme a noi, proprio per premiare, ha premiato direttamente una di queste aziende, è stato molto interessato a questo discorso. Ermete Realacci, il presidente della Fondazione Simbolo, la Fondazione delle Qualità Italiane, che si batte da 30 anni proprio per difendere il meglio del Made in Italy eccellente e anche sostenibile. Beh, in realtà ci sono anche delle istituzioni sensibili che questa cosa la fanno, e proprio in occasione della cerimonia di premiazione del premio Confindustria Abruzzo Green abbiamo avuto delle risposte importanti, ad esempio dall'assessorato alle attività produttive della Regione, cioè quindi da Castiglione, e poi anche dall'ARTA. Ieri, che era venerdì, ho avuto un colloquio anche con il presidente Chiodi della Regione Abruzzo, che era molto molto interessato a questo, per far entrare in agenda politica la green economy, perché è l'unico sentiero vero, e quindi significa ovviamente incentivare, dare delle premialità a chi diciamo si riorienta in chiave green, perché questo è possibile per tutte quante le realtà che operano. Che il messaggio viene recepito sia dalle istituzioni che dalle imprese. Subito dopo la pubblicità ci troveremo qui per l'ultimo giro con i nostri ospiti, a tra poco. Siamo davvero in chiusura della nostra trasmissione, un ultimo giro con i nostri ospiti. Riparto da Riccardo D'Alessandro. 2013 che si avvicina, la green economy deve vincere altre sfide. Deve vincere altre sfide, sì, deve cercare di contaminare ancora di più il tessuto. Anche se questo termine è contaminare. No, ma era detto apposta. Era detto apposta, era studiato a tavolino. Sì, sì, sì. E deve cercare, sì, di essere... Allora, cambiamo termine. Assorbito. No, però mi era piaciuto perché rimanevamo nell'ambito, sì, sì. Però magari lo sentiva qualche azienda un certo, po'... Sì, 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 sì. E quindi bisogna cercare, ecco, appunto, di diffondere ancora di più questo messaggio, di rendere ancora più capillare la spinta, cercare, ecco, di coinvolgere sempre più nuove aziende. Voi come Confindustria cosa potete fare? Ma noi certamente possiamo renderci, come dire, dei catalizzatori in tutto questo, e chiaramente attraverso anche iniziative, attraverso incontri. Io prima citavo l'esempio della Danimarca, Kalundborg. Noi come gruppo giovani di Confindustria Chieti a settembre siamo andati proprio a fare una visita di 2 giorni per andare a studiare questo modello di simbiosi industriale, dove appunto, come dicevo prima, gli scarti delle varie aziende che fanno parte di questa rete vengono impiegate come materie prime dall'altra. Studiamo questo esempio per riportarlo qui, sì, sul nostro territorio. Sì. E quindi certamente bisogna continuare su questa strada e cercare di capillarizzare sempre più questo messaggio all'interno del nostro territorio, della nostra regione. La Wash Agency cosa si aspetta invece? La Wash Agency propone con tutti i propri stakeholder
di parlare di green economy e creare una rete che possa aiutare, come dice il nostro presidente di Confindustria, a crescere. Simone D'Alessandro l'altra sera a cena ci ha detto siamo 60, quest'altro dobbiamo essere 120. Se ogni impresa promuove un dibattito con tutti i propri stakeholder e spiega che cosa è la green economy, aiuteremo il nostro ambiente, aiuteremo il lavoro, perché oggi purtroppo c'è questa difficoltà, sperando che le istituzioni ci ascoltino e ci diano buoni risultati. Insomma, il messaggio c'è. In chiusura, Simone D'Alessandro, si inizia già a lavorare sul nuovo premio, no? Quasi. In realtà sì, noi ci stiamo già lavorando. Sulla seconda edizione. Sì, anzi, noi stiamo lavorando anche per migliorare sia il regolamento e soprattutto vogliamo inserire anche le pubbliche amministrazioni, perché esiste anche un ramo verde legato alle pubbliche amministrazioni. Si chiama appunto Green Public Procurement, cioè sono quelle amministrazioni pubbliche, ormai ce ne sono tante in Italia, che fanno appalti verdi, fanno acquisti verdi e soprattutto riprogettano anche le proprie sedi in termini di efficientamento energetico, e quindi assegnare un premio anche a quelle amministrazioni virtuose green che sono presenti anch'esse in Abruzzo, proprio per creare una vera simbiosi, si direbbe una tripla elica tra istituzioni, imprese e perché no e centri di ricerca. È quello che vorremmo sarebbe avviare. L'obiettivo finale, no? Questo. Sì, perché l'abbiamo chiamata Green Community? Noi vorremmo fare un esperimento, cioè vorremmo arrivare veramente a creare una comunità fatta di valori consolidati, e ovviamente il mio appello è a tutte le imprese che ci stanno ascoltando: partecipate a questa seconda edizione del premio Confindustria Abruzzo Green. Noi penso che tra gennaio e febbraio del 2013 inseriremo il nuovo regolamento e il nuovo concorso, assolutamente gratuito, scaricabile dal sito di Confindustria Abruzzo, ci sarà sicuramente un bando dedicato alla seconda edizione, di segnalare altre imprese che sono ovviamente orientate alla logica della green economy, perché noi il nostro obiettivo è quello di censirle, di capire quali sono le potenzialità in termini di innovazione e di sostenibilità e di valorizzarle, proprio e per creare un circuito. Quello che diceva prima Riccardo è interessantissimo, le simbiosi, che poi è un altro di quegli obiettivi ambiziosi in questa terra, in realtà hanno rigenerato i distretti, cioè chi nei territori ha adottato il discorso della simbiosi e del distretto ecocompatibile ha aumentato lavoro e ha fatto in modo che si creassero nuove filiere, nuovo indotto, proprio grazie alla green economy. E allora quindi partecipate. E noi ci ritroveremo magari proprio nel 2013, già a febbraio-marzo, a parlare di questo argomento. Io vi ricordo, siamo nel mese di dicembre, si avvicina anche la neve, ma si sta avvicinando settimana dopo settimana il grande evento di White Information. Ci sarà a marzo con Luca Verdecchia, ma avremo modo nelle prossime puntate di parlarne, perché anche in quell'occasione a Roccaraso si parlerà ovviamente di green economy. Grazie a Simone D'Alessandro, grazie a Riccardo D'Alessandro, grazie. E grazie a Fiorella Bafile, e in bocca al lupo ovviamente alla sua aziende. Io ringrazio coloro che hanno collaborato a questo programma, Simone De Usagno, Pietro Baldassarre e il nostro Sergio De Angelis, e ovviamente il direttore di produzione Luca Verdecchia. Ci troveremo sempre qui, sempre su Teleponte, la prossima settimana. Grazie per averci seguito.